Da segnalare all'esterno del Maschio Angioino il presidio da parte dei lavoratori delle partecipate del Comune di Napoli che hanno detto no alla privatizzazione dei servizi essenziali. In mattinata Gaetano Manfredi aveva anche partecipato in prefettura alla riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. A tal proposito sentiamo il servizio di Massimo Calenda, poi la linea può tornare allo studio. È stato il primo comitato dell'ordine pubblico e della sicurezza a Napoli in prefettura con il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba, insieme ai responsabili dei vari uffici che compongono l'organismo. Due i punti all'ordine del giorno di maggiore interesse: le vicende della Movida nel centro della città e le limitazioni per i cortei dei Novax. Sui punti, da parte del Comune di Napoli, la richiesta di una stretta che impedisca il ripetersi di scene già viste nel recente passato, con migliaia di clienti che fino a tarda notte occupavano un review del centro cittadino incurante di tutte le regole. Contro questo caos ci dovrebbe essere l'impegno ad un maggior rigore, lo ha anche confermato lo stesso sindaco uscendo dall'incontro, chiarendo che nelle previsioni c'è anche un piano per controllare in occasione delle feste natalizie il traffico nei decumani e nelle zone ad alta affluenza turistica.